con Cinzia. Andiamo a Palermo per parlare dei 1000 morti di Palermo, l'ultimo libro di Antonio Calabrò. Buongiorno, benvenuto. Attualmente vicepresidente di Asso Lombardo, all'epoca caporedattore dell'Ora di Palermo, quindi testimone di questi fatti. I 1000 morti di Palermo sono stati le vittime di una vera e propria guerra. Sono state vittime di una guerra o di una mattanza, una strage continua che ha riguardato uomini delle istituzioni, ma anche mafiosi, boss e picciotti. È una stagione terribile tra il 79 e l'inizio dell'86 che vale la pena oggi ricostruire e ricordare. Perché il nostro è un paese che dimentica presto? Il nostro purtroppo è un paese con una memoria labile e fragile, ma io credo che al di là della memoria di quelli che c'erano, sia necessario che i nostri ragazzi, fin dalle scuole, capiscano che stagione ha passato la Sicilia e il nostro paese. Si trattava anche di una sfida allo Stato? Naturalmente sì, perché sono stati assassinati dai corleonesi e dai loro alleati politici per bene, penso a Piersanti Mattarella e Pio La Torre, magistrati, poliziotti, imprenditori, medici, tutti quelli che stavano a Palermo e che pensavano che in quella città si dovesse vivere secondo regole, legalità e moralità. Poi c'erano gli assassini mafiosi. Sciascia diceva che il momento forse più pericoloso della mafia è quando è silente, così? Io credo che Sciascia avesse ragione. Certo, non bisogna dimenticare che la mafia ha ricominciato a sparare, lo abbiamo visto sui Neighbor di qualche giorno fa, e però c'è un pericolo molto largo che è quello delle nuove forme della mafia, ecco, l'andrangheta, ecco. Potentissima a Milano, in Emilia, in Veneto, è una infiltrazione di cosche dell'andrangheta che hanno a che fare con l'economia, con i soldi, con i servizi. Quello è un pericolo drammatico per le nostre imprese, ma anche per la nostra democrazia. Lei che ha vissuto veramente in prima persona tutti questi fatti, che cosa pensa? Quale potrebbe essere l'argine per questa ramificazione della criminalità organizzata? Io credo che lo Stato debba fare lo Stato. Ha vinto in Sicilia e ha messo la mafia nell'angolo, Cosa Nostra nell'angolo, quando... Ripetiamolo, ha vinto in Sicilia. Allora, lo Stato ha vinto, Cosa Nostra ha perso. E il momento è stato il maxi processo, 30 anni fa, giustamente, ben suggerito da magistrati, Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnotta, Caponnetto, l'elenco è lungo per fortuna, e anche ben gestito in aula. Le garanzie e la legge sono straordinarie contro la mafia. Quindi la stessa cosa bisogna adesso farla? Bisogna farla dunque. Io credo che per esempio che il Tribunale di Milano, la Corte d'Appello di Milano, la Procura di Milano stiano lavorando benissimo contro l'andrangheta. Perfetto, allora non dovete dimenticare, questo libro è molto importante, a parte che c'è una copertina che a noi piace. Di chi è questa fotografia? È una fotografia di Letizia Battaglia, grandissima fotografa. Grandissima fotografa, Letizia Battaglia. Grazie ad Antonio Calabrò, grazie a voi. I 1000 morti di Palermo.